Le anime del purgatorio rivelano, noi continuiamo ad amarvi come più di prima. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio parlarvi delle rivelazioni fatte dalle anime del purgatorio ad una principessa tedesca, Eugenia van der Leyen, che eh, durante la sua vita ebbe il privilegio di poter vedere di poter pregare e onorare le anime del purgatorio con una serie di suffragi che permisero a queste anime di eh, liberarsi dalle fiamme eh, che aveva stabilito per loro la divina giustizia e di essere ammesse alla gloria del paradiso. In particolare ecco ricordiamo. Quanto rivelato da un'anima del purgatorio a questa principessa che aveva offerto per quest'anima del purgatorio la Santa Comunione. La principessa, dopo averlo, aver visto quest'anima per tanto tempo, con delle sembianze, diciamo così, molto di anima molto sofferente e provata, un giorno. Uh, vide quest'anima finalmente sorridente e le disse: Oggi mi piaci. E quest'anima rispose: Già, io vado nello splendore. E la principessa gli disse: Ah, oh, che gioia, però non dimenticarti di me. E quest'anima rispose: I vivi pensano. E dimenticano. I morti non possono dimenticare chi in vita, e anche dopo, oltre la morte, continua a dare loro l'amore e disparve. La principessa comprese allora che qualche anima del purgatorio ottiene da Dio la grazia di chiedere i suffragi o la grazia di dare aiuti particolari ai vivi. Vi era una giovane donna la quale dopo la santa messa si recò a trovare il parroco in sacrestia e gli disse mia madre è morta da alcuni anni. Siamo rimaste in casa due sorelle. Tempo fa attraversavamo un triste periodo e non sapevamo cosa fare per tirare la vita. Una notte sognai mia madre che mi disse: Figlia mia, non perdere il coraggio, io ho provveduto a te. E a tua sorella sappi che quando ero in vita mi si dà parte una somma di denaro che nascosi dentro il vecchio materasso che c'è nel piccolo podere. L'indomani raccontai questo sogno a mia sorella la quale ci rise su. Dietro mia insistenza ci recammo in campagna, scucimmo il materasso. E dentro c'era in un involto con una buona somma di denaro. Chissà quanti suffraggi la mamma ha ricevuto, quei suffraggi che gli abbiamo fatto con tanto amore, e perciò è venuta a soccorrerci. Un altro episodio riguardò un parroco assai devoto delle anime del Purgatorio, il quale si era recato a notte inoltrata a portare il viatico a un moribondo. Alcuni malviventi lo aspettavano in una viuzza solitaria per assalirlo. Mentre il parroco ritornava in chiesa, recitava il rosario per le anime del Purgatorio. Quando i malandrini lo videro non poterono far nulla, perché attorno al parroco c'era una folla di persone in atteggiamento devoto. L'indomani i malviventi senza destare sospetto, fecero chiedere al sacerdote chi fosse stata quella gente che l'aveva accompagnato in chiesa e il parroco rispose Solo andai a portare il viatico. E solo ritornai ero intento però a pregare per le anime del purgatorio un altro episodio avvenne in casa di una persona molto facoltosa uno stimato professionista costui si era ammalato e la famiglia aveva Chiamato per, la, per assisterlo nelle ore notturne una suora. La suora, tuttavia, dopo due anni in cui aveva incessantemente, ogni notte, assistito questo professionista, anche questa, questa suora era venuta a mancare e questo professionista, questo ammalato, non sapeva assolutamente che questa suora fosse morta dunque la la moglie di questo professionista continuava dietro richiesta di questo ammalato a chiamare questa suora affinché continuasse ad assistere il suo marito un giorno Mentre faceva le scale, la incontrò, dicendole: Ah, meno male che vi ho incontrata. Venivo in cerca di voi per dire che mio marito desidera che voi continuate ad assisterlo. E la suora rispose: Ho saputo che vostro marito conti continua, continua a stare male e sono venuta a cercarlo quindi la suora come se nulla fosse come sempre continuò a vegliare l'ammalato veniva la sera e partiva al mattino finita la sua missione si licenziò senza chiedere alla famiglia alcun compenso quando quest'ammalato Grazie alle sue cure si ristabilì discretamente, si recò presso il convento dove c'era questa suora, viveva questa suora per ringraziarla per tutto quello che la suora aveva fatto e per sua meraviglia si sentì dire cercate quella suora che vi ha assistito, ma <ride> purtroppo... Sì, lei è stata molto caritatevole con voi, ma poi ha dovuto cessare di assistervi. Da due anni, infatti, ella ci ha già lasciato, è morta qui. E questa persona disse Ma eppure la suora che mi assisteva era lei, in carne ed ossa, e ha continuato ad assistermi da due anni a questa parte ne sono più che sicuro e non sono solo io a constatare il fatto ma tutta la mia famiglia e questo avvenimento può essere spiegato soltanto se la suora si fosse recata ormai in paradiso e quindi veniva da lì ad aiutare una persona che a lei era molto cara, oppure se si trovava ancora in purgatorio e allora il Signore le permetteva di compiere ancora qualche atto di carità per continuare a guadagnare i meriti che gli avrebbero poi spalancato le porte del paradiso. Fine prima parte